Caro Sardevi, caro Siberiano, io non so se voi lo sapete, ma oggi è arrivata una notizia di Tancredi Palmieri che ha scosso l'ambiente Milan. C'è una novità pesantissima da parte del milanologo. Queste le immagini di oggi. Ecco qua Ibra fuori dalla Pinetina. Abbiamo la parola del re del Milan, il milanologo. Attenzione, situazione pesante. Buongiorno a tutti, non faccio questo saluto perché ovviamente mi prenderei per il culo da solo. Sto praticamente riprendendo il film di Neo Banfi, l'allenatore del pallone, come uno che ha mangiato una tonnellata di merda pesante da digerire. Sì, da sabato è così. E sto ancora peggio dopo aver sentito le dichiarazioni di quello pseudo allenatore parafulmine che c'è su in panchina. Sì, ha parlato a caso come sempre, come ha parlato a caso prima del derby, tanto la sua fine è a scadenza, quindi io ve lo dico da quando sono usciti i calendari, Pioli entro la decima viene esonerato. Così sarà il perfetto parafulmine per un mercato mediocre che tutti in pompa magna hanno osannato, per poi vedere in mezzo al campo, tranne noi due Manfredi, per poi vedere Calabria e Krunic in cabina di regia in un derby. Vergognatevi, mamma mia. E non abbiamo ancora visto Pobega domani al posto di Reinders, eh? Come Pobega al posto di certo, perché l'unico buono che abbiamo preso, lui ha detto che non è indispensabile, perché per lui l'indispensabile è ovviamente è il grande Rade Krunic, paragonato a un Busquets, a uno Xavi, a un Rodri. Grandissimo allenatore, sopravvalutato e mediocre. Mediocre e sopravvalutato. Scusami Paggio, ho dimenticato un aggettivo che secondo me è quello più grande di tutti: presuntuoso. Pioli, sei un presuntuoso. Vero. Forse, scusi, il milanologo, le sue parole sono date dal fatto anche che lui dice che non deve chiedere scusa a nessuno. Ho visto tanti parallelismi anche con Capello, che lui invece ha un punto di vista diverso. Questa è sicuramente un motivo, ma il fatto che tu sei presuntuoso non lo dimostri solo a parole, lo dimostri affrontando una squadra che ti ha dato una rumba per quattro partite precedenti sempre allo stesso modo. E questo genio della panchina, perché questo è un genio che si espone giocando a campo aperto con due lentoni come Kier e Ciao contro Thuram e Lautaro Martinez a campo aperto, ma un po' di umiltà ce l'hai, l'umiltà di capire del materiale umano che hai a disposizione per far giocare Calabria in mezzo al campo. Ma vuoi mettere una squadra tranquilla che gioca a pallone? Perché non sei Guardiola, sei un allenatore molto fortunato in cui ti è capitato due anni fa che Radu ci ha fatto un regalo, altrimenti tu non avresti mai vinto nemmeno quello scudetto. Devi ringraziare questa società che ha evitato il tuo esonero, e tutti mi dicono sì, per prendere Pirlo, perché la società non metteva un euro per prendere un top allenatore. Ecco perché Maldini avrebbe scelto Pirlo, perché non sarebbe stato Pirlo la prima scelta. E lui è lì a fare cosa? Il parafulmine, ve ne accorgerete, io ve lo dico da giugno, ragazzi, e si sta avverando esattamente la fotocopia dell'anno Fassone Mirabelli. Vi hanno buttato il fumo negli occhi, vi sono piaciuti gli acquisti, non lamentatevi però se adesso prendiamo 5 pene nel derby. Scusate lo sfogo. Insaziabile. No, ma che poi? Scusa, che qualcuno a quell'uomino lì lo chiamerebbe non presuntuoso, ma finto. C'è il banner, ragazzi, di NordVPN che è in primo piano, se lo volete cliccare. Tutti sapete che cos'è una VPN. Con noi avete innanzitutto uno sconto. E poi Manfred, se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi ma la faccio anch'io e addirittura senza rischi, perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè c'hai quindi tipo il mese di prova, ragazzi, per capirci. Esatto. Quindi potete anche provarla, vedete se vi trovate, l'uso che ne fate, se la utilizzate
cioè se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè avete uno sconto. Tutte le app sono in italiano, è sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi. Ma me la faccio anch'io. Ma penso che tutti lo conoscete, NordVPN. Però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. Aia, è una faccia che ho visto solo una volta. Non so. No, tranquilli, vi faccio il sorriso da Joker, però se volete posso replicare immediatamente al Milanologo. Prego. Azza. Allora, ci sta lo sfogo dopo un derby perso in quella maniera, perché è allucinante perdere un derby per 5-1 e ci stanno tutti gli sfoghi del mondo. Però se dobbiamo fare un'analisi più completa, io ovviamente non vivo l'ambiente Milan a 360 gradi, quindi posso vederla dall'esterno e dire questo. Pioli comunque, con tutte le difficoltà del caso, al Milan ha vinto uno scudetto. Poi si può discutere o meno di Radu e quant'altro, però l'ha vinto. Ed aggiungo anche un'altra cosa. Vale a dire che Pioli era stato scelto dai giocatori in passato, perché il Milanologo lo sa meglio di me, il Milan aveva praticamente preso Ralf Rangnick e praticamente Pioli aveva compattato l'ambiente, aveva compattato lo spogliatoio e di conseguenza si è preferito andare avanti con lui. L'anno scorso ha fatto una semifinale di Champions, siamo alla quarta di campionato, il Milan è ancora a 9 punti. Poi bisogna discutere gli obiettivi, perché se l'obiettivo è quello di vincere lo scudetto, io posso essere d'accordo con lui. Ma il Milan, secondo me, è una squadra massimo da quarto posto. Beh, queste parole però, Francesco, effettivamente, non so se ho interrotto prima Enrico. Che cosa ne pensa, però? Ma solo una cosa, io mi ricordo una cosa. Io ho perso, quando la Lazio vinse lo scudetto, un derby 4-1, ma poi ho vinto lo scudetto, quindi... No, ma secondo me il Milanologo, diciamo, come dicevi te, era un po', poi insomma si sa difendere da solo, però lui diceva, però, oltre alle scelte tecniche, anche l'arroganza di dire non chiedo scusa, quella roba lì, 4 minuti no, abbiamo avuto la palla solo... Quella ha sbagliato, Andrea, ti dico anche che non è da lui, perché storicamente Stefano Pioli è sempre stato una persona molto umile, molto umana, e l'ha dimostrato anche quando venne a mancare a Story, in tutte queste storie così. Infatti quello sono spiazzato. Ma era così, Fra. Adesso non è più così. Adesso è diventato uno spocchioso, manco se avesse vinto 8 Champions. Scusate, posso portarvi a oggi, dove arriva Ibrahimovic a Milanello? Perché? Allora, praticamente pare fosse una visita, a quanto ho letto pare fosse una visita... È casuale, dopo 5 gol presi. Organizzata prima del derby. Io non ci credo tantissimo. Io, secondo me, quello lì si è dovuto chiamare indietro la balia, perché... Una cosa che dicevo l'anno scorso era questa: io a Ibra avrei rinnovato il contratto pur sapendo che non avrebbe mai giocato nessun minuto, neanche un minuto, perché c'erano dei giocatori in squadra che si sono un po' montati la testa dopo lo scudetto e secondo me Ibra serviva per tirare le orecchie quando c'era bisogno. Poi non ha funzionato, anche perché c'erano problemi ben più gravi in squadra, in società, insomma, che poi si è visto col giugno terribile che abbiamo passato, però... Ibra serviva per quello. No, prima quando mi ha interrotto stavo dicendo che io già dalla conferenza stampa prepartita con l'Inter mi sono preoccupato. Quando gli hanno chiesto con chi era in campo, cambierà il modo di difendere? No, assolutamente no. Come cazzo fai a non cambiare modo di difendere? No, però, se c'hai chi era, non hai Tomori in campo. Secondo me come fai dopo 857 derby persi nella stessa maniera a ripresentarti e giocare nella stessa maniera? E vantandotene anche. No, perché dovrei cambiare modo di difendere? Perché sei un cazzone che ha preso 800 gol negli ultimi 5 derby. Ecco perché devi cambiare. Ma Ibra, prego, Carra, scusate, su Ibra vorrei sapere. Allora, su Ibra, ragazzi, non è casuale, ovviamente, che Ibra sia lì. Inutile che ci racconta una storiellina che era una cosa programmata per il derby. Ibra ha un impegno, Ibra arriva lì perché in questo momento c'è da cogliere i cocci di uno spogliatoio che aveva già mollato lo scorso anno il signor Stefano Pioli, e qui l'abbiamo detto in anteprima cosa era successo, perché non è il problema del 5-1 preso con l'Inter, se proprio devo pensare al 5-1 preso in casa con il Sassuolo, 5-2 scusate, mi devo ricordare tutto quello che è successo a gennaio, 4-0 con la Lazio, ne è successo di ogni questo allenatore ormai, il discorso di Paolo Maldini
sul percorso di Stefano Pioli. Francesco ha detto giustamente, se poi vai a valutare il percorso di Stefano Pioli, almeno è un percorso positivo, ha fatto un secondo posto, ha vinto uno scudetto, una semifinale di Champions League, ma si era chiuso un ciclo ed era il momento di voltare pagina a giugno. Paolo Maldini ha chiesto la testa di Pioli perché non era soddisfatto della sua gestione, non era dell'ultimo anno, non era soddisfatto del clima che si era creato all'interno dello spogliatoio con i senatori. E alla fine, chi voleva Maldini come prima scelta se avesse avuto del budget a disposizione? Allora, onestamente, non si è mai arrivato a un pensiero del genere, Manfred, perché la società è stata categorica. Pioli ha 2 anni di contratto a 4 milioni l'anno, non ci possiamo permettere un big allenatore, quindi o fai con i fichi secchi o l'allenatore non lo cambi. Vi volevo chiedere una cosa, ragazzi, secondo voi, come dicevi te, non è stata casuale, ma questa scelta, cioè questa cosa qua che oggi Ibra va a casa, va al Milan, che di solito c'ha l'allenamento a porte chiuse, ci sono 500.000 telecamere, inquadrature, così, secondo te è voluta dalla società? Da Pioli, cioè c'è un disegno dietro, perché poi lui fondamentalmente non è che è andato lì a firmare qualcosa, magari come Materazzi o qualcuno va ogni tanto a trovarlo. Lui è andato lì e cioè, le uniche immagini che si vedono sono con Pioli, cioè che sta lì a parlare con Pioli. Allora, Pancio, l'effetto Ibrahimovic è durato fino al discorso scudetto, perché poi diventa un po' un falso storico, perché l'anno scorso Ibra ha giocato partite dove il Milan ha perso, era in panchina in partite dove il Milan ha perso, era presente negli allenamenti in partite che il Milan ha perso. È ovvio che si sottolineava tutte le volte che il Milan vinceva, ma ci sono state anche partite dove il Milan non ha reso e ha preso imbarcate con Ibra all'interno. È chiaro che lui in questo momento era coperta di Linus. Ragazzi, il Milan è stato asfaltato dall'Inter in malo modo per la quinta volta nel 2023 e in questo momento i tifosi hanno bisogno di essere rassicurati, perché domani c'è una partita probabilmente fondamentale per il girone. Voi direte la prima, ma indirizzare il girone in una certa maniera in casa con il Newcastle, che in questo momento non è nel massimo della forma, è fondamentale in un girone che è veramente difficile. Quindi Ibra è da fare quasi da garante, come il più difficile, certo. E quindi Ibra in questo momento è da fare da garante, come per dire ci sono io, tutto sotto controllo, e anche tenere il gruppo, perché qualche scricchiolio all'interno c'era, c'è e probabilmente ci sarà se i risultati continueranno a essere questi. Sì, il primo è questo signore qua, questo signore qua, quando vede le maglie azzurre quel signore là non capisce più un cazzo. Diventa, sì, forse perché ha giocato 180 minuti in nazionale, di cui 90 in un amichevole, può essere. Ho capito. Ma non ti parlo di condizione fisica, ti parlo proprio di atteggiamento. Sì. Se io rivoglio indietro il Teo che provocava durante tutta la partita, che esultava in faccia agli avversari, quando vede quei colori lì, questo qua entra con la cacca nelle mutande. Ma io non lo capisco più questa cosa. Ecco perché ti dicevo, anche se Ibra non giocasse neanche un minuto, lo vorrei. No, ma gente così. È quello che dicono nei commenti, perché poi voi a me dicevate no, ma le telecamere hanno il giorno è aperto alle telecamere. Se tu decidi di farla andare lì il giorno dopo il derby, comunque il lunedì di allenamento, è una scelta. Poi se siete degli invasati milanisti che volete far finta di niente, va bene, ma se è programmata e succede una roba del genere, se io fossi Pioli gli avrei detto fatelo venire magari dopo la Champions, che sennò sembra veramente che deve venirmi a fare a me da tutore, da balia, perché non so io decidere dello spogliatoio. Ma per no, me è così. Ma no, se io la vedo un'altra ottica, io la vedo nella figura che deve essere un mental coach, perché magari però quello che dicono nei commenti sotto Instagram che è così, tutto che praticamente deve motivare i giocatori. Sei l'unico che può darci la carica, dai una svegliata a quel pelato, subito in dirigenza, a testa alta, sempre come siamo una squadra molto più forte, manchi solo tu. Pioli non è manco capace di risollevare la squadra, devi chiamare il prof di sostegno. Abbiamo bisogno, cioè questo è quello che vedono. E tu, ma tu lo sai prima che ti capita una roba del genere a postare sta foto, eh? Cioè non è che credo io. No, eh? Diciamo che il messaggio che è passato è c'è bisogno di Ibrahimovic, altrimenti questo qua non va avanti. Che tanto poi non andrà avanti comunque. Io spero ovviamente che faccia bene, perché se fa bene lui, fa bene il Milan, ma questo qua... Cioè, sono quasi arrivato a pensare che i calciatori vivono sui social, cioè gente che fa un allenamento al giorno, c'ha 20 anni e si annoia. Li guardano quelle robe lì e fanno quello. Certo che li guardano. Ma anche gli ex calciatori, ieri in privatamente mi ha scritto uno, ma questa è un'altra storia, vabbè. Vabbè, non flexi, ma no, era per dire che parlo. Era per dire che questo è